Martedì grasso, ormai sono gli ultimi colpi di arancia qui ad Ivrea e tra poco terminerà la battaglia. Ci si sposta poi in piazza di città dove verrà decretata la squadra vincitrice. Un carnevale di grande successo, dai grandi numeri, moltissime persone, tanti partecipanti, un ritorno in grande stile dopo la pausa dal 2020. Durante i 3 giorni di battaglia, con circa 60.000 spettatori, i protagonisti sono stati quasi 50 carri, le 9 squadrapiedi, 12.000 arancieri e soprattutto le 11.000 quintali di arance, dato che a volte ha alimentato la polemica sullo spreco di cibo. L'organizzazione dell'evento ci tiene a precisare che le arance vengono scelte apposta di una qualità non buona da mangiare e che dopo le battaglie ciò che rimane viene raccolto ed utilizzato per la produzione di un ottimo compost usato come concime naturale per uso agricolo. Ad ogni buon conto va alla Squadra della Morte l'edizione 2023 del Carnevale di Ivrea. Nel 2015, dopo quella precedente del 2003, l'ultima vittoria della squadra guidata da Beppe Sado. Arrivato al suo ultimo anno da presidente nell'anno dei 70 anni del gruppo e anche dei suoi. Dopo 3 anni di assenza, la Morte aveva voglia di tornare a combattere e vincere, con spirito di sacrificio e tanta passione, quella che Sado ha saputo trasmettere ai suoi ragazzi e in primis al figlio Alessandro. Dopo la proclamazione, la squadra si è diretta nella vicina Area 54, loro punto di riferimento, per cominciare i festeggiamenti tutti insieme dopo la bolgia di piazza di città alla quale si riferiscono le immagini. Tra le squadre a piedi, secondo posto per i tucchini, terzi gli scacchi. Tutte le altre squadre sono quarte a pari merito. Per i carri da getto, il primo premio assoluto pariglie va al numero 45, gli scorpioni del tiranno. Ad aggiudicarsi il premio assoluto per i carri da getto tiri a 4, la lettera R, i traditori del tiranno. E quindi da Ivrea, Carnevale 2023 è tutto. Andrea Guasco per Telecupole.